non abbiate paura. È l'invito che Gesù ci fa questa settimana per ben 3 volte nel Vangelo di Matteo. Non abbiate paura. È lo stesso invito che circa 39 anni fa ha fatto al mondo intero San Giovanni Paolo II. Il mondo non è cambiato, è sempre più inquieto e insofferente. Le paure ancora fanno nascere disagio, ingiustizia e sopraffazione, l'incuria e il degrado ambientale, la paura dell'insicurezza del futuro, lo scontro di civiltà e culture. E poi le paure intime e personali, come la paura di lasciarci sfuggire privilegi e vantaggi acquisiti, la paura del diverso, la paura di sbagliare, la paura di invecchiare e di morire. Queste paure ci bloccano e spesso condizionano e paralizzano tutta la nostra esistenza. Paure che cambiano le relazioni con gli altri e influiscono negativamente sulla nostra fede e sul rapporto con Dio e possono diventare ostacolo per le nostre scelte. Non abbiate paura. E le paure si vincono solo con la fiducia. Il San Giovanni Paolo II in quell'anno 1978 aggiunse: spalancate le porte a Cristo. E la fiducia è solo in Lui e nel Padre, che si prende cura dei deboli passeri e perfino dei nostri capelli, perché noi, ognuno di noi, è importante per il Signore che è sempre presente nella nostra vita. Non vi lascerò mai orfani. Siamo nelle mani di Dio, che sono mani accoglienti e rigeneranti, come crema per i nostri capelli e per la nostra anima.